ragazzi, qui dietro c'è Tico, Nathan Wake, quindi continua partita. E quindi, non mi ricordo bene dov'è che ci eravamo fermati, quindi non posso neanche fare la mia solita intro dove fingo di sapere cosa sto facendo. No, ancora adesso non me lo ricordo. Ah, ok, ok. Ce l'ho, tranquilli, cioè, affanculo. Se mi ricordo bene non ero neanche armato, né? Esatto. Aspetta che c'è una pagina, voglio solo per prendere la mia cazzo di pagina. Rostoccata. Dalla presenza oscura. Toccata dalla presenza oscura, Rose si ritrovò a vagare in un mondo onirico dalle tinte cupe. La vecchia le aveva promesso che tutti i suoi sogni si sarebbero realizzati. Sarebbe stata la musa di Alan Wake. Sorrideva così tanto che le faceva male la faccia. Svuotò un intero flacone di barbiturici. Dentro di sé gridava di terrore. Ok. Ho tipo distrutto una cosa abbastanza seria. Scusate. Bomba, bomba! Ragazzi, pure io ogni volta avverto, perché voglio essere corretto e molto molto chiaro in quello che faccio. Ma voi, no, no, noi siamo fatti d'ombra, cazzo, siamo fighi, uccidiamolo. Lui è fatto di carne e ossa, ah, stupido sfigato, ah, è più sfigato di Bubino. Una cosa. Un saluto a Bubi. Guarda lì, ombre su ombre, come se non ci fosse un... Aia, bastardo! Fermi tutti, fermi tu! Ok, passo di qua, ho capito. Non posso, sì, si può. Cazzo, corri, Alan, ci fanno il culo! Ci stanno tirando qualunque cosa, Alan, lo sai, vero? Sì, non parlare anche te adesso, già mi parlano le sedie. Polizia! Ah, non è vero, ce l'hanno con me sti qua. Polizia, sono innocente, sono inseguito da delle cazzo di ombre, non me ne rendete conto. Vedo una luce. Oh, luce! Devo... aia, bastardo, ok. Devo solo farcela a resistere ancora un po'. Mi manca pochissimo. Aia, puttane. Puttana Eve. Dai che ce la fai. Non tirare roba. Basta tirare roba, per favore, mi potreste anche far male, smettetela. Oh, finite! Oh, ma davvero, se mi beccate la rotula magari mi faccio male. Ah, un altro! Ma cos'è? Fatemi sospettare che mi sono sputato un bambino sul braccio. Ok, aia, bastardo. Ok, l'avete voluto voi? Io non voglio fare queste cose, voi venirmi, mi costringete. Guarda questo qui, è ancora vivo. Ok, devo subito trovare... Di lì che non può poi entrare. Salta... No! Ah, qua c'è una... il mio capezzolo. Entra, sì. Dai, non puoi entrare qua, è bastardo. Vediamo cosa ci racconta Lorna. Lorna, che brutto nome. No? Ho capito, ma non di questo genere, magari. Ehi? È il vero studio, finalmente. L'abbiamo trovato. Come lasciate che la fece si accavi da sola? Mi scusi, quell'uomo? Beh, grazie mille per la tua compassionevole opinione. Ma che bella sorpresa. Ah, ok. Ok, se sei data che c'è qualcuno, c'è tipo lo Slender dietro il vetro. Scusi? Oh. Com'è? Ah, sono lieto che abbia trovato il tempo di farlo, signor Wake. Cosa intende? Non hai via di scampo, Dan Brown! Dan Brown! Non toccare! Ehi, cerchiamo di calmarci. Mettaci la pistola, siamo tutti amici, giusto? Ora si calmi, Nightingale, è nostro! Ma che cazzo? Cosa diavolo le prende? C'è un civile là dentro. No, due in verità civili. Scusate, vecchietto. Ma minchia, ma è completamente folle come vedi. Che cazzo? Corriamo. Perché non te lo metti in culo invece? Anzi, no, fatticelo mettere da tua sorella, che è molto più dotata. Forse era un bene che non avessi detto a Maine dove fossi diretto. Dovevo seminare i poliziotti e trovare la miniera da solo. Beh, anche perché comunque c'è un secondo, ci abbiamo parlato, quindi
Cos'è quello nuovo, questo? Nightingale guardò il bosco buio attraverso la finestra rotta dello studio. Si girò e si diresse verso l'uscita, ma Maine lo prese per il braccio. Giovanotto, mi ha quasi centrato. Non si spara alla gente in quel modo, cosa ha nella testa? Nightingale si divincolò e uscì, le guance rosse di rabbia e umiliazione. Non me la conta per niente, giusto, ma proprio per niente. Ma non solo per il fatto che mi ha sparato, per un po' per tutto, cioè. È stato un comportamento abbastanza strano, ok, però... Cioè, vabbè, comunque. Dunque. Andiamo a vedere... Affanculo, non me ne... Ah! Non tirate cosa! Cosa è? Non tirate cosa è? Ok. Devo solo riuscire a trovare una cazzo. Quello, sì, questo qua mi è utile. Ok. Posso farcela? Dov'è? Merda, merda, l'ho tipo schivato. Sì! Sì, sono armato finalmente. E adesso come la mettiamo, eh? Sapevo che facevo bene a non usare ancora le granate accecanti, bastardi. Questo qua sì, lo voglio fare, sì. Ah! Ah! Che figata. Ok, poi c'è questo. E poi basta, direi. Sì, andiamocene. Sì, ma tanto sono armato ora, ragazzi. Cioè, non potete... Ah! Non potete fare un cazzo, a parte oggetti. È vero! Tirarmi oggetti, in quel caso sì. Mi fate male. Però vabbè, facciamo così, facciamo prima. Ok. Facciamo molto prima. E poi evito di speccare quei colpi della pistola che in futuro mi potrebbero essere molto utili. Quella macchina ha qualcosa che mi va. Non c'era alcun motivo per cui le luci della scherzavo. Elettrica fossero lì. Sembravano messe apposta perché potessi usarle. E questo l'abbiamo puntato su lì, ok? Raccogliamo un altro revolver. Ovvero colpi. Ah! L'oscurità controlla The Taken, colui che è preso, ciò che è preso. Munizioni del fucile. Cosa sta accadendo? Ah, porca merda. Perché si è spento quella... Olè. Dai. Dai. Dai, bastardi, merda. Corri, merda. Mi stanno per uccidere. Minchia, sono morto. Sono morto, yeah! Sono morto, ma dai, sei incastrato. No, ste cose no, però. Salta, no! No! Ne avevo tirato un accecante adesso. Porca. Peccato, di pochissimo. Dai, ce la faccio. Eccoli che arrivano. Fallo c'è quello lì sul tetto che è stronzissimo. Questo qua. Però io sono ancora più stronzo e lo abbatto con il mio fucile. Ok, ora aspetto qua nell'angolo, campero come un animale, li faccio raggruppare tutti. Ok ragazzi, ce la fate? Benissimo. Voilà. Chi è morto? Tutti. No, merda, questo qua c'ha benissimo la mano pesante, eh. Accenditi, accenditi, accenditi. Accenditi! Aia, porca puttana. No, alla luce. Non può prendermi mentre sono nella luce. Va contro i fondamenti del cazzo di gioco. Ok, ce la faccio. Dov'è questo bastardo? Fuori tutti adesso, bastardi. Fuori tutti nella luce. Ora comando io però. Boom! Non serve a un cazzo. Oh! Che cazzo. Ancora te sei vivo. Ma muore. Ma vaffanculo. No! Ah, ok, l'ho schivato. Crepi? Oh! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Alla fine ancora. Ok. Alla fine bastava accendere questo faro qui e avevamo il controllo completo. Poi qua ce n'era ancora un altro. Quindi era ancora più furbo accenderli entrambi. E qua ancora un altro. Sono stupido. Vabbè, comunque. Smettete di ansimare, Alan. Aspettate che là c'è qualcosa. Sì, c'è una pagina. Scusate. Sta cazzo di ombra che c'è intorno, però mi sta inquietando.
dai che c'è una pagina, dai che ci stiamo arrivando, Alan. Ok. Voilà. Il motore del bulldozer ruggì. Fango e pietre si sollevarono quando si mise in movimento. No, contro un bulldozer no. E atterrò pesantemente nel cortile. Se fosse stato un animale, avrebbe scrollato il capo dopo l'impatto. Mi avrebbe fissato e attaccato. Ovviamente non aveva capo né occhi. Né coda. Le ombre lo ricoprirono, trasformandoli in un mostro. Quindi venne verso di me. Merda. No, combattere contro gli ombre, ok, va bene. Fino a un certo punto è fattibile. Ma contro un bulldozer è un po' troppo, Alan. Non ti pare che stiamo un po' esagerando, eh? Stiamo un po' sfociando nel volere essere troppo, un po' troppo forti, eh? No, io tanto sono Alan, c'ho una torcia, combatto persino i bulldozer. No, Alan, un bulldozer no. Qualcosa più forte dell'amore, ma meno forte di una pace. Quindi smettila di voler combatterlo. Là, c'è una pagina, c'è una pagina! Guarda come saltello. Sara si fidava del suo intuito. E il suo intuito le diceva che l'agente Nightingale era uno stronzo. Beh, ma anche un bambino se la sarebbe data, eh. Era il modo in cui ostentava il suo distintivo, il suo far autoritario e il suo sguardo quando voleva delle risposte. Dov'era Alan Wake? Cos'era quella storia dell'incidente? Dov'era sua moglie? E soprattutto perché aveva lasciato andare Wake? Lui non rispondeva alle sue domande, diceva soltanto affari federali. Quel Nightingale davvero non ce la conta giusta. Oddio, là c'è un treno. Ebbene sì, un treno smembrato. Guarda là il treno, come avanza senza sosta. Qui cosa c'è? Bengala, immagino. No, di tutto c'era, porca puttana. Va bene, potevamo... Sì? Pronto? L'uomo più testardo che conosca. Io? Alice? Alice? Questo è inquietante. Alice, sono qui. Mi sento così sola qui. Sta andando tutto a monte. Occorre fare attenzione e collaborare. La linea era molto disturbata, ma non era l'unica cosa strana della telefonata. Aveva una voce insolita, ma almeno mi aveva chiamato. Appunto, meno quello. Di là mi sa che andiamo a trovare munizioni. Il condotto si staccò dalla struttura in acciaio del ponte. Avvolto nell'oscurità, fluttuava mezz'aria, contorcendosi spasmodicamente. Spasmodicamente. Per un attimo non compresi cosa stessi guardando. Cosa? Il pesante oggetto si scagliò contro di me con forza incredibile. Mi scansai appena in tempo. Quando gli puntai addosso la torcia, si agitò furiosamente prima di tornare all'attacco. Spero che tutti questi mostri qua che stai incontrando, poi non li devo davvero combattere, Alan, perché sennò è un casino. Eccolo qua, dei segni gialli, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Eccolo, freccia, woohoo, sono un genio. Dov'è? Dov'è la mia ricorda? Eccolo qui. Voilà, tre bengala, pile e basta. Porca puttana, ah no, ok, munizioni fucile, munizioni revolver. Voilà. No, però, non così. Ce n'ho altri? No. Ma vaffanculo. Due colpi ti ho ucciso, il più scarso di tutti, amico. Dov'è? Ok, l'ho visto. Ah, ah, no, bastardi, no. Mi hanno inculato. Merda, merda, sono morto. No, però no, però no. Voilà. Ok. Minchia, se è difficile a volte sto gioco. Quando vi prendono in massa è tipo impossibile poi scappare. Dovete sperare che la combo finisca. È una sorta di magazzino sulla riva opposta. Speravo di trovare un'auto una volta arrivato. Magari. Follow. Vabbè, non avrei molta scelta, eh. Comunque, cioè. Ho capito che è follow, ho capito. Vediamo se qua c'è un'altra indicazione tipo segui il percorso. Pieno di indicazioni ovvie. Wow, 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 wow. Ah, il treno, ok. Pensavo fosse una qualche... Merda.
Pensavo fosse un qualche cosa. Oddio che culo. Io vado di qua. Scherzavo. Oddio, sto fagocitando. No, in verità no. Che cos'è? Oddio, è verde tutto? No, passato. Calma. Ok, qualcosa ho sconfitto. Non so cosa, ma sto a fare qua anche ce l'ha con me. Ok, l'ho sconfitto, questo qui anche. Wow, minchia, io ci ho provato. Beh, ricarica sta cazzo di pila. No! Vale, ce l'ho fatta. No, ancora quello c'è. Dai, attaccami. Porca merda. L'ho schivato malissimo. Cazzo, sto sprecando un casino di pile. Aia! Ma che cazzo? Almeno te! Ok. Merda. Scappa di lì. Di là. Sti cazzo di travi che mi odiano. Guardale, oddio, impazzita. Aia, merda. Oh, stai giù. Oddio, no, cariola. Ah! Difficilissimo sto pezzo, ragazzi, sti cazzo di cariole impazzite. No! Questa volta mi deludi profondamente, eh. Mai mi hai fatto ricominciare da così tanto distante. Porca puttana, non ce la fai. Forse qui è meglio prendersi Bengala. No, non serve un cazzo il Bengala qua. Appena arrivo là devo tirare affari, come se devo tirare bombe accecanti. Levati! Bombe accecanti come se piovesse. L'oscurità che mi perseguitava si faceva sempre più intensa. Sì, l'abbiamo capito, Alan. L'abbiamo capito tutti. Ok, pronti? Pronti, ragazzi? Quindi, è una. Dai, che funziona. Calmati. Olè. Un'altra. Olè. Why do you feel this way? Why do you feel this way? Voilà. No, ancora no. Olè, sì. Aia. Che pelo. Voilà. Dai, attaccami. Ok. Te faccio così. Perché non so se... Credo che con i mostri umani mi venga più utile usare le semplici. No, barile di merda, aia! Mi venga più utile usare la semplice torcia. Chi c'è ancora? Incazzatissimo nero. Eccolo lì, quello incazzato ancora. Oh. Ora, qua sopra abbiamo quello lì. Cazzo di carriola impazzito, no? Aia! Ok, uno ce l'ho fatta, la carriola no. No, di poco. Vabbè, perché non voglio stare a sprecare. Ah, è morta. Ok, si è ammazzata buttandosi giù. Comodo. Ok. Che cazzo, ma sono fortissimi gli oggetti posseduti, ragazzi. Pagina. Battei la porta sulla sua faccia compiaciuta. Mi implorò di aprire. Come da copione, quello stronzo pensava che avrei obbedito. Aveva esaurito la compassione. Non mi sentivo nemmeno in colpa. Non per lui. Mi fermai un istante per assaporare l'urlo. Probabilmente sorridevo. Non potevo fare altro. La presenza oscura era nella residenza con me. Forse accade quindi che noi riusciamo a scappare in un posto al chiuso. Cazzo di poliziotto ci insegue, però noi lo chiudiamo fuori e viene sbranato dall'ombra. Secondo me. Servi di scrittura. Stephen King fu una mia grande fonte di ispirazione. Pensavo a tutti gli oggetti inanimati che prendevano vita nei suoi libri. In una buona storia dell'orrore nessuno è al sicuro, soprattutto il protagonista. Sta lì il divertimento. Ma questo non era affatto divertente. L'oscurità poteva prendere tutto e si avvicinava. Ah, la torcia professionale è solamente più lunga, ok. Pensavo avesse un danno assurdo. Beh, però magari ce l'ha, vediamo. No, non credo, mi sa che già è più lungo il tempo che rimane, quindi no, non credo. Voilà. Ok. Quindi suppongo che facciamo qui l'unico coso verde che esiste in questo posto. Ma attenzione, perché ci sono un barile incazzato e quattro tipi. No, in verità no, ragazzi, non l'ho chiamato, lo giuro.
No, ragazzi, no, no, giuro. Vabbè. Tre, pa. Ok, voilà. Granatina accecante e sono morti tutti. Poi, calmati te. Entriamo qua, non vorrei ritrovarmi. Botti improvvisi. Oh merda, ce n'è un altro, eh? Sì, sì, esatto. Ah, come mai mancati, idiota. Beccati questo. Sono morti entrambi? Sì. Minchia, ma le granate accecanti sono troppo utili. Nella luce puoi ferirli. Ma grazie, non sei arrivato fino a questo punto. Se me l'avessi detto solo adesso, bastardo. Accogli il bengala. Ok, da questo istante è meglio cominciare a usare il bengala, ragazzi. Sennò... Sei Night Springs. Diamo per scontati gli eventi della nostra vita, non sapendo che sono solo una sottile vernice di disperate illusioni sopra un vasto cosmo di follia e d'orrori. Troppo spesso le stelle hanno ragione. A Night Springs. A Night Springs. L'episodio di stasera. Riunione di famiglia. L'inchiesta del giornalista Alvin Derler sugli usi locali di una comunità insulare a Night Springs non è stata molto proficua. Fino a stasera. Bene, sono contento che abbiate cambiato idea. Senza antiche, mitologia locale. Il mio direttore adora queste cose. Beh, signor Derler, non vogliamo sentirci un'attrazione da circo. Ma lei ha dimostrato la serietà della sua inchiesta. Oh, sono serio, davvero, fate ciò che dovete. Io starò a guardare in disparte. A dire il vero, pensavo che potrebbe aiutarci. Purtroppo ci manca una persona. Potrebbe fornirle un punto di vista ravvicinato. Lei dice? Certo, signor Perle. Beh, credo che sia il minimo che... Che cosa dovrei fare? Oh, venga, glielo mostro con un bacio. Io... Cosa? Signor Derler, ha soddisfatto Nixie Pirca, l'abitatore di Corvi. La sua carne inospiterà la discendenza e la gloria di caro. Alvin Derler ha imparato una dura lezione. Quando cerchi la mitologia, potrebbe essere lei a trovare te. E certe indagini portano sempre i loro frutti. Ok, sì, sì. Buono da vedere dopo mangiato quello lì. Che cazzo. Finora il più bello di tutti è stato il primo in assoluto. Quello è stato stupendo. L'oscurità balzò verso di me, risucchiando nei suoi abissi tutto ciò che trovava sul suo cammino, tirandomi per i vestiti. Vidi il bengala lasciato dal rapitore e lo afferrai proprio mentre sentivo i piedi alzarsi da terra. L'oscurità mi prese con la forza di un tornado. Riuscii comunque ad accendere il bengala. L'oscurità ruggì e mi gettò via. Caddi verso le acque scure del lago sottostante. Ok. Ci sono ancora un botto di cose che devono accaderci, però comunque mi sembra strano che non siamo ancora stati attaccati da un bulldozer e bla bla. Ah, aspetta, quest'area mi sembra un po' troppo grossa. Mi sa che il bulldozer sta per arrivare, ma se arriverà sarà nella prossima parte. Quindi ora lasciate un mi piace, un commento, diventate fan sulla fanpage su YouTube. Bella ragazzi, ciao.